Buon pomeriggio a tutti! Eccoci, buon pomeriggio, siamo ritornate. Allora, Sofia, io qui. Sì, ieri cosa abbiamo fatto? Un po' di tagliatelle e un po' di tagliolini, ma oggi noi insieme con voi faremo delle tagliatelle. Delle tagliatelle ai Ai carciofi. Crema di carciofi e carciofi. Tutti i carciofi. Volano carciofi. Allora, come state, amici? Bentrovati! Noi abbiamo avuto da fare, come dicevo nelle stories, tra la scuola di Sofia e un po' il lavoro e un po' così, però stiamo bene. Oggi ho fatto la prima gita in 3 anni. Ah, Dopo 3 anni. Ce la possiamo fare. Dove sei A stata? Perugia, al post. Scienze. Cosa vuol dire post? È un acronimo? Eh sì, però non me lo ricordo che vuol Come dire. no? Allora, è un Non mi istituto di ricordo. scienza, quindi oggi sei stata con la prof di scienze e matematica, E bravissima, geometria. insieme ai tuoi amici. E com'è stata questa esperienza? Good. Good. Cosa avete fatto? Cosa avete Allora, abbiamo fatto? fatto molti esperimenti, molto belli. Bene. E abbiamo visto i principi nutritivi, perciò Quindi ci ecco, stiamo ricolleghiamo un po' studiando all'alimentazione. Quindi come giri giri si mangia sempre. Bene, allora andiamo avanti. Allora, oggi facciamo le tagliatelle con i carciofi, stavamo dicendo. Inizio a spiegare cosa abbiamo fatto. Ieri sera ho fatto le tagliatelle che adesso si sono seccate, eccole qua. Intanto già ho messo a bollire l'acqua io, Poi devo spiegare ai nostri amici che cosa ho fatto. Ho preso i carciofi. Allora, ho preso i carciofi o freschi o surgelati, quello che c'avete, meglio freschi perché sono di questa stagione. Ho soffritto la cipollina nell'olio e poi ho messo i carciofi tagliati in quattro puliti e li ho fatti stufare, cuocere per circa 15 minuti. Ora metà ne preleverò metà perché li vado a frullare con il mio amatissimo frullino qui, il minipene, perché devo fare una Serve un crema. cucchiaio. Ce l'ho. Come si fa la crema? Metà carciofi ripassati con cipolle olio con il formaggio grattugiato. Faremo una Ok, crema iniziamo a al dividere. ghiaccio. Vai. Quindi iniziamo a dividere i nostri carciofi. Metà, sì, perché un po' è bello averle insieme alle tagliatelle interi, no? Cioè tagliati in quattro. E quella cremina che avvolge un po' tutto, no? Per accompagnare le nostre tagliatelle. Attenzione. Mo' vado a frullare di là, faccio un po' di rumore. Casino. Vabbè. Molto casino. No, no, faccio subito. Ma ci E oggi riuscirò? faremo ben due ricette, poi passiamo alla seconda, sennò ci Impappiniamo. impappiniamo e non capiamo niente. Invece io voglio far capire bene ai nostri amici cosa andremo a Basta. combinare. Allora, metà dei carciofi e io qui ho il parmigiano, l'ho detto, il parmigiano, sì, mi piace il parmigiano. Reggiano. Vado a frullare. Ah, ci metto un po' d'olio, sì, un pochino ci Un po' di metto. pepe? Un po' di pepe, vai. Vai. Brava Sofia. E qui potete metterci anche un po' di frutta secca. Io adesso Oh, ma non esce? Ah. basta. Sì, esce. Io vado di là. Allora, arrivo Basta, se no mi subito. vengono gli starnuti. Basta. No, questo qua lo riporto di là perché poi ci andremo a amalgamare le tagliatelle. Attaccatevi Vado, le orecchie. Tanto fastidioso. Ciao, come state? Salutiamo tutti. Spero di non stare urlando. Wow. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Sì, siamo mezze maniche perché fa caldo. O perlomeno io sento caldo. Oggi sono tutta lilla. Pantalone lilla. Maglia lilla. Tutto lilla. Ma lo Avevo sapete che anche anche la la mascherina. mascherina stamattina era lilla? Avevo anche la mascherina. Proprio E Sofia. anche il giubbotto lilla, Anche il naturalmente. giubbotto, cioè proprio era. Cioè, io sento caldo perché oggi faceva caldo, 24 gradi da noi e niente. Però, sinceramente, prima sentivo un po' di freddo, ma ora sento ancora caldo. Ma adesso siamo attive perché noi stiamo cucinando. Qui ci sono i vapori di Ok, cucina, è va. caldo. Ok. Abbiamo fatto. Sono pronta! Ta-ta-ta-ta. Fammi durare, Un fammi rullo di tamburi. durare. Vai. Io me la mangerei così, ma non si può. Non si può. Allora, Non che si può. qua? E no, perché ho preso il caffè, non ci sta bene col caffè. Ma che profumo! Allora, io accendo sotto la pentola dell'acqua perché devo calare le mie tagliatelle. Allora, ripetiamo, recap della ricetta. Aglio, sì, aglio, cipolle d'olio in padella con un pochino di così per far soffriggere. Poi andiamo a mettere i carciofi, li facciamo stare 15 minuti, devono appassirsi un po' e
poi metà li preleviamo e li andiamo a frullare col parmigiano, pepe, sale. E adesso che le tagliatelle iniziano a... Sì, sta bollicci. Ci siamo? Sì, bene. Io vado, vado a mettere le mie tagliatelle che le ho fatte ieri sera. Cosa ho fatto? Ho impastato due uova con 200 g di farina, però ho messo 100 g di farina rimacinata di grano duro e 100 g di farina zero. Vedete come si sono seccate? Io vado, Buono! Mamma, non le faccio! E cosa, la tagliatella? Dove? Qua. È sul tavolo, meno male, sacrilegio. Se fosse andata a terra sarebbe stato un sacrilegio. Allora... Io vado, A che ora cenate? Non lo sappiamo perché di solito è tipo 20, 20 e mezza, 19, cioè ogni di orario diverso. Di solito verso le 20, dai, andiamo, poi quando abbiamo fame. Io mangio prima di tutti. Uno spuntino. Perché il languorino. Spuntiniamo, però oggi per voi le facciamo un po' prima le tagliatelle. Tanto saranno buone anche riscaldate, ve lo assicuro. In che paese siete? Allora, tanto, vai. Italia. Salutiamo Bastia Umbra, provincia di Perugia, siamo a Bastia Umbra. Yeah. No, sono partita dall'Italia almeno. Sì, sì. Italia, Umbria, paese molto piccolo, no vabbè, molto piccolo. Beh, aspetta. Piccolo, no, dai. No, buon pomeriggio, ciao. Ok, allora. Ho salato la mia acqua. E adesso aspettiamo la cottura delle tagliatelle. Che silenzio! Che silenzio! Perché qui c'è un Diteci un po', voi le tagliatelle come le condite di solito? Con il ragù come faccio io di solito? O che ne so, sì, a noi salsicce e zucchine? Vai, buonissimo! Allora, io direi di ripetere gli ingredienti per questa ricetta. Allora, preparatevi il prezzemolo tritato, che questo qui, guardate che carino, l'ha fatto Sofia. Cioè, io non lo so tagliare così piccolo, sei stata bravissima, io quando è... Lo devo dire, perché sei bravissima. Quindi il prezzemolo poi lo andremo a mettere alla fine. Poi qui c'ho della panna. Allora, alcuni di voi adesso lo so che mi diranno, ma metti la panna? Allora, un pochino io di panna ce la metto, però voi se non la preferite, non la mettete. E quindi andremo a mantecare qui le tagliatelle. Vediamo un po'. Al ragù o al pesto? Wow, oh, boscaiola! Anche la boscaiola. Patrizia e Sabrina, ottime scelte. Ma che buona! La dobbiamo fare la boscaiola? È un bel po'. Che bello! Guarda che hai fatto. Oh, si gioca con il ring. Con il ring, sì. Ciao! Perché Sofia adesso impiatterai tu, Impiatterò con il ring. Ho scelto questo piatto. Io devo andare a MasterChef Junior. Ho un serio problema. Cioè, mi sono fissata. Non lo so, ditemi voi. Ciao dalla Francia. Mamma mia, che bello. Sofia, parlaci in francese. Meglio di no. Lo faccio la strada. Dalla Francia, che bello. Ma anche le lasagne al pesto. Non le ho mai assaggiate. Buone, sono buone. Sì, e io sto lì con le tagliatelle, non sono andata via. Le tagliatelle di nonna. No, aspetta, no. Le tagliatelle di mamma Tina. Sì. Ecco, adesso guarda il combino, non le posso abbandonare, amore. Oh, eccoli qua. Ok, vabbè. Che bontà, perché faccio queste cose? Allora. Perché faccio queste cose? Boh, dimmelo tu. Ho fame, boh. Ok. Aiuto. Mamma mia. Sono pronte, sì. Sì, sono pronte. Dopo devo prendere anche il coso. Che devi prendere? Il coso? Quello per... Ah, sì, adesso te lo ha guardo. Capito, lei. Sì. Mia mamma ha capito. Sì. Eccolo, questo? È questo qui. Il... Come si chiama? Posso venire da voi a impiattare? Come si chiama? Ah, io mi metto qua, Allora, ecco qui la padella con i carciofi interi, diciamo, tagliati in quattro. Ora guardate che faccio, questa cosa mi piace tanto. Aspetta. Vai, mettiti qua. Questa cosa è tutto qui. Vai, 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 vai. Le tagliatelle pronte. Dove vai adesso? Qua, qua, mettilo qua. Vedi? Oh. No, le devo condividere. Ah. No. Che ne impiatti senza condividere? Sofia. Sofia. Pensavo che volessi prima metterle poi dopo. Pronti? 3, 2, 1. Questa mi piace tanto, la cascata di tagliatelle. Allora, amalgama. Dov'è il cucchiaio? Volevo assaggiare, ma sono andata. Ma non puoi assaggiare? Sì, sono buone anche senza. Niente. Piano. Slowly. Adesso crema di carciofi, ecco, inizia a saltare tutto, tranquilli, se vi arriva un carciofo è tutto a posto, Sono io se arriva un carciofo. Diamo l'assaggio, per dire. Dalla Sardegna, ciao! Ah, la Sardegna,
ciao amici, perché dopo faccio una cosa che è vostra. Sì. Perché sono emozionata. Dopo, allora, state lì. State con noi, sì, state perché con dopo con faccio me. Una cosa carina. Che con un prodotto sardo che adoro, va bene. Un bacio. Ah, ho capito, il pane carasà. Ecco, mi ha rivelato tutto. Va bene. Allora, io adesso vado anche a manticare un po' sul fuoco. Allora, stavamo dicendo, un po' di panna io la metto perché mi dà ancora di panna. Ma quella tutta? No, no, un pochino perché sennò poi... A finire. Un po' più. Io però adesso vado lì e poi ritorno. E io faccio qua. Devo andare sul fuoco un attimo. Io non capisco il volo come fa. No, fanno. Amore, guarda, una leggera ripassatina sul fuoco e poi arrivo i tuoi piatti. Buonissimo. Posso dire una cosa? Bambino, vieni in fretta dopo il lavoro perché se no le tagliatelle non le trovi. Ok. Infatti mi sa che non le trovo. Sì, le conserviamo, dai, su. Lasagne con zucca. Vi piacciono? Buona, sì. Proprio l'altro giorno abbiamo conservato tanta di quella zucca che... Sì, sì, sono sempre ad assaggiare, certo, grazie, sì, 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 io, ops, sì, sì, assaggio, io assaggio sempre. Assaggio Sofia? Certo, io faccio da cavia, cioè... Ma come da cavia? Sì. Sempre? Ecco, una leggera di passatina, io ho la mia pentola wok. Sofia, pronti per l'impiattamento. Grazie. Tocca a me, ragazzi. Vai. Prendiamo? Sì. Aspetta. Io lo uso tipo come forchetta. Allora, aspetta. Come si fa? Allora. No, non lo so fare. Vai. Grazie. Brava, così. Oh. Adesso fai il mappazzone, vabbè. Ma Bruno Barbieri, il mappazzone. Ciao Bruno! Vai. Allora, aspetta. Ci sì. sono, ci ma sono. Certo che ci sei, vai, non aver ci paura. Sono. No, ma chi c'ha paura? Vieni di qui, eh. Dai, su, un po' di... Spring! Spring. Allora, calmi tutti. Ok. Sì, ok, sì. Ce la posso fare, sì. Ti senti osservata? Molto. 5, 4, 3, 2, 1... Buonanno! Ok, fatto. Qualche carciofino non ce lo metti? Giusto. Qua, questo è intero. Aspetta. Così perché fa giusto per dare scena. Oh sì, ma che buono, non vedo l'ora di inforchettare, no, non si dice inforchettare. Assaggiare. Degustare. Okay. Utilizzare le papille gustative per poter assaggiare. Però aspetta. Sì. No, dalla pentola. Ok. La posso così assaggiamo. Pronti? Ma che buono, perché fai queste cose buone? Boh, non lo so. Infatti me lo chiedo anche però. Rullo di tamburi. Questo si mette sopra? Certo. Che? Questo si mette. Sì, togli prima il ring. Io ah, è vero. Prima. Poi, chi vuole può mettere anche una spolveratina di parmigiano. Wow, un'opera d'arte. No, non cascare, fermo lì. Di bastone? È un po' pesante. Ecco. Vabbè, tanto lo devo mangiare io. Ok, va bene. Vai, pulisci. Che bello, il primo piatto è venuto bene. Wow. Però dobbiamo fare prima la foto del sito. Raccosto. Tutte le nostre ricette sono sul sito tinaincucina.it. Poi se vi va, vi invito a seguire il nostro canale YouTube, Tina Pigna. Poi siamo su Instagram, @pignatina. Quindi, se vi va, condividiamo e cuciniamo insieme. Ma io questo che lo lascio. Bello! Un po' di parmigiano. Allora, te neanche piace. Slow motion. Come si chiama? Slow motion. No, scusate. Allora, questo è il nostro piatto, tagliatelle con... Vabbè, dai, oggi... Va bene. Un po' così, dai. Ok, ora passiamo alla seconda ricetta. Questo facciamo la foto. Cosa abbiamo preparato? Abbiamo preparato delle tagliatelle. È vero, giusto. Allora, abbiamo preparato delle tagliatelle di pasta fresca, l'ho fatta ieri sera, con, all'uovo, con carciofi e una crema di carciofi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cotto i carciofi in un soffritto di cipolla e olio, abbiamo calato i carciofi tagliati e puliti, li abbiamo fatti cuocere per circa 15 minuti, giusto il tempo di appassire, poi metà li abbiamo prelevati e siamo andati a frullarli con... parmigiano, olio e pepe ha messo Sofia
E poi dopo abbiamo mantecato tutto, le tagliatelle le abbiamo sbollentate e cosa abbiamo fatto? Abbiamo condito con tagliatelle un po' di panna e basta, mi sono persa. Mi viene da ridere. Eh sì, perché parlo di fretta. No, non per te. Ecco no. Qua, bene. Seconda ricetta, sacchetto. Wow. La seconda ricetta okay. In cosa consiste? Allora, oggi ho fatto una cosa carina. Che però non si è rotta, però vabbè, possiate perdonarmi. Allora, ho preso dei fogli di pane carasau e ecco. Cosa ho fatto? Li ho bagnati, li ho messi in una ciotolina, quindi l'ho fatto bel reidratare. E poi piano piano l'ho preso, ecco qui che mi si è rotto, e l'ho adagiato su uno stampino. Qui potete fare anche i stampini da muffin. Io adesso c'avevo questo, volevo farlo grande. E lo passate così in forno. A 180-190 gradi per circa 10 minuti, così lui si asciuga e prende la forma. Così, poi piano piano, lasciatelo raffreddare e poi lo riprendete. Il piattino era questo? Sì, sì. Ora, la mia idea era questa, ma giusto per fare una cosa chic. Non è da me fare le cose chic, però va bene. No, vabbè. Ci proviamo. Allora. Vai, faremo una insalatina di broccolo. Diciamo gli ingredienti però. Allora, broccoli. Eccoli qua. Due uova sode, quelle che stavo odorando ecco. Prima, perché è troppo buono. Galbanino. Sì, ho scamorza affumicata. Galbanino. Mi piace. Va bene. Poi abbiamo gli anacardi, perché li metteremo alla fine. Li ho rubati prima. Sofia, scusate, ho rubato un po' di anacardi. Okay. E poi abbiamo lo yogurt, perché faremo una salsina allo yogurt. Adesso in diretta con limone, voi. Perché ci servirà la scorza. Come si chiama? Un po' di cipollina, o se preferite l'aglio, ma io preferisco la cipollina, che adesso andremo, fai tu. Ah, olio, sale, pepe, no, pepe, vabbè. Sì. Ok, e un pochino di prezzemolo. E un pochino di formaggio. Vabbè, tanto ce l'hai. No, il formaggio no, non lo metterei. Io proprio solo la scamorzina. Niente formaggio. Ok, allora. Facciamo la salsa? In una ciotola facciamo la salsa, sì. Ok, ti prendo un cucchiaio. Allora, la salsa si farà con il nostro yogurt. Buonissimo. Sì, buono. Mettine metà per questa dose, però, perché altrimenti è... Okay. Ho paura che schizzi. L'altro lo mangio io con la frutta. Buono. Ok, mettiamo metà yogurt. Sì. Un altro pochino e può bastare. Sì, dai, se no facciamo i tirchi dopo. Ok, basta così. Okay. Forse un altro pochino. Cioè, mettiamo tutto. Ok, brava. Cosa ci dite? Cosa bella ci ricerca. Vai. Oh, c'è qualcuno che sta spostando i mobili. Ok, allora, mettiamo scorza. Sì, io ti prendo il sale, amore. Ecco qui il sale. Allora, la buccia di limone ci dà freschezza in questa salsina allo yogurt. Io adoro. E giralo ogni tanto, perché se ci va la parte bianca è amara. C'hai ragione. Attenzione. C'hai ragione. Così, basta, amore. Poi ci va anche il succo, eh? Ok? Certo. Pure? Il succo di limone. Ah, pure? Un pochino, perché ne abbiamo messo meno cose. Io tipo come? Giusto un pochino. Vai, pochito. Con noi le dirette non sono mai serie. Sono fiera. Facciamo ridere. Sì, vai. Sì. Allora, prendi un po' di sale, un po' di pepe. Un pochino di sale. Un po' di allegria, su. Un bel po' di pepe. Un po' d'olio. Un po' d'olio, pochino. Va benissimo. Ah, io taglio la cipolla, così piango io, non piango tu. No, voglio piangere. Vuoi piangere? No, no, so che cosa c'è da piangere, per carità. Allora. Cioè, ragazzi, è profumatissima. Certo. Mica facciamo le cose per puzzano. E pensate che poi dopo lo yogurt neanche si sente tanto. Cioè, poi voi direte... Yogurt naturale, mi raccomando. Sì, sì. Poi dopo voi direte, ma allora che ce lo metti a fare? Tanto la consistenza. Due va bene, tre non... Poi la cipollina cruda fa molto bene. Povero. No, in verità a me la cipolla piace. Però è molto, cioè, forte. Nell'insalata ci sto bene. Però mangiarla tipo, ho visto alcuni che la mangiavano così. Beh. Nell'insalata va bene. Sapori forti. Cosa prepariamo, mamma? Cosa allora, adesso stiamo facendo... Un cestino di pane carasau riempito con... Allora, andremo a mettere... Allora, io direi di mettere i broccoli col formaggio. Ma prima dobbiamo mescolare. Ah, lei li vuole condire. Allora, noi metteremo broccoli, formaggio tipo scamorza. Vai. Lasciamo un attimo sospeso la nostra amatissima. Io intanto taglio le uova sode. Sì, perché faremo... non è insalatina. È un piatto un po' chic, diciamo.
Allora, lasciamo in disparte la nostra salsa. Salsina. In un'altra ciotola aggiungiamo i broccoli. Posso ripetere la salsina come l'abbiamo fatta? Perché sì, si fosse collegato ora. Allora, la salsina abbiamo fatto yogurt bianco magro, semplice, con sale, pepe, succo di limone, buccia di limone e cipollina. Ah, un po' di prezzemolo. E mettiamo un po' di prezzemolo. Vabbè. Così, che carino. Anche l'aneto ci sta bene qui, eh? Però adesso io non ce l'ho l'aneto. Noi andremo a fare in montagna, vabbè, andremo a fare gli asparagi. Poi, in un'altra ciotola ho aggiunto dei broccoli della scamorza o del... io avevo il galbanino, sì, vabbè, lo stesso. Poi, che ci mettiamo? Metti un altro po' di succo di limone. E un po' di olio. E un po' di pepe. Così li condiamo e non sono sciapi, altrimenti... Un po' di pepe. Giusto per... E dai una leggera mescolatina, Sofia, eh? Tu. Mescoliamo il tutto con un altro cucchiaio. Grazie. Bene. Ce l'ho messo l'olio? Sì, ce l'ho messo io. Ah. Aggiungiamo, mettiamo il tutto all'interno di questo sarcofago. No, no, sarcofago. Cestino, sarcofago. Allora. Okay. Ok. Un pochino di questo pure. Sì. Facciamo tutto a favore di camera. Allora, così. Ora io adagio le mie uova. Ti ho detto piano. No, non lo sollevare, sollevalo col piatto, Sofi, guarda. Col piatto, altrimenti casca. Poi io ci vado a mettere qualche ovetto. Questo è un piatto completo perché ci abbiamo le proteine, le verdure. Mamma. Manca solo la frutta. Metterei anche delle fragole io. Come? Dove ecco. Tu devi stare fermo, comando io. Allora, ora qui la salsina, così, a me piace proprio metterla, sì, così, senza sbatasciare troppo, se no va anche dalla signora lì sul balcone. Sì. Assaggerà anche lei la nostra salsa. Bene. Un piatto fresco, perché adesso io mi sento già la primavera, no? E quindi mi piace questa cosa. Ho voglia di piatti freschi. Che bello! E salutari. Mi pare l'amore. Scusate. Ok. E questa qui è la nostra... Ah, posso. E questa qui è la nostra seconda. È un po' rotto, però scusate. Ma è buono! Sono... È certo che è buono! Ma è così mia... buono? Allora anch'io. Sì, non me lo vado a mangiare di là per cena e questa è la mia cena. Allora, i nostri due piatti... Ah, Sofia, io mi dimentico però... Non devi andare di fretta, mamma. Un po' di anacardi sopra. La parte croccante. Anche con le mani. Sarcofago è bellissimo. Sì, infatti, siamo nell'antichità. È venuto così, non lo so. E questi qui, adesso noi andiamo a fare le foto per il sito, eh. Vi aspettiamo anche sul sito tinocchina.it. Ho beccato la cipolla. Terribile. No, no. Bene. Allora, noi vi salutiamo così, con questo buono, buono piatto, due buoni piatti. Ah, vi ricordo che, vabbè, dillo su Instagram. Non so che cosa... Su Instagram? L'ho detto, chiocciola pignatina. Cosa farò? Ah, faremo l'assaggio! Ah. Mi sono dimenticata, ecco, dobbiamo andare in diretta più spesso, sennò io poi mi dimentico le cose, i passaggi. Uh-huh. Poi adesso arriva Pasqua, quindi le dirette per forza, ce la devo fare, quindi andiamo in diretta per le nuove ricette pasquali. Allora, non mi dilungo di più. Vado ad assaggiare la roba. Facciamo le foto. Vi abbraccio, grazie per averci seguito come sempre, vi vogliamo bene e a presto. Non mi rompi il cestino. Il sarcofago. Bacio. Un sarcofago.